Eder, Mac, Pallister. Quindi ora sei convinto che è stato Lewis? Convinto no, perché effettivamente la procura ha portato una serie di prove, anche se non regine, che comunque possono portare ad avere dei sospetti. Logico che io sono sempre dell'idea che, sino a prova contraria, Lewis ha ancora tante occasioni per dimostrare la sua innocenza. E se è innocente è giusto che esca. Ma non è strano che un assassino esca per buttare un coltello nei cassonetti passando davanti a un bar? Bizzarro non posso dirlo, anche perché è vero, conosco via del Ciclamino, ma nella zona dove abita mio padre, sino alla zona dove abita mia sorella. Addirittura il retro lì della farmacia non lo conoscevo sino qualche mese fa, per cui faccio fatica a mettermi nei panni suoi del perché eventualmente avesse potuto fare un determinato percorso, non posso dire nulla. Noi abbiamo avuto accesso a una parte di questa indagine nel momento in cui c'è stata stesa l'istanza di applicazione della misura cautelare in carcere, la successiva ordinanza del GIP di Rimini. Adesso siamo in attesa di vedere con grande curiosità gli atti del riesame e dobbiamo dire che oggettivamente da questa indagine, che è durata molti mesi, esce un quadro indiziario che riteniamo assolutamente convincente. La procura nel caso di Giuliano ha ovviamente condotto un'indagine sulla base della perizia del medico legale che parlava di lesioni compatibili con un trauma stradale. È ovvio che sono state vagliate tutte le ipotesi, perché inizialmente due eventi così gravi che colpiscono due membri della stessa famiglia a pochi mesi di distanza. Allora, parlare di sospetti che è eccessivo, però sicuramente quando abbiamo accolto la notizia della morte della povera signora Pierina, oltre al dolore, il primo sentimento è stato quello di paura. Un mese fa Valeria raccontò di essere tornata da un funerale la mattina dell'incidente di Giuliano. Una volta giunta sentì delle ambulanze. Io dissi che Valeria necessariamente con Lewis quella mattina doveva essere passata dal punto dell'incidente di Giuliano. Quindi, se non aveva visto Giuliano a terra, l'incidente non era ancora successo. E infatti adesso esce che la mattina dell'incidente di Giuliano, Lewis col suo cellulare aggancia lo stesso punto agganciato da Giuliano, cioè via del Ciclamino, ma anche il punto di Coriano. È effettivamente un dato che fa riflettere nel momento in cui questa informazione verrà confermata e certo, l'orario di aggancio di questa cella dovesse corrispondere con l'orario che è stato in realtà determinato con una certa precisione dell'evento che è occorso al signor Giuliano, imporrà sicuramente degli approfondimenti. Manuela ha raccontato a Valeria che la sera dell'omicidio a un certo punto andò in bagno e ti perse di vista. Io ho chiesto conto a mia sorella di questa frase qui e mia sorella mi ha garantito che non è vero, non è assolutamente vero che è andata da Valeria a chiedere una cosa simile. Quindi Valeria se lo ha inventato? Assolutamente sì a questo punto. Valeria ha anche detto che tu dovresti essere in carcere insieme a Lewis. Allora, ok, la cosa che mi fa strano è che non abbia detto al posto di suo marito, cioè con suo marito, ok. Poi abbiamo visto che c'è stata un'ordinanza chiara del GIP nei miei confronti dove dice che il mio alibi è granitico. Per me tutto il resto, quello che dice Valeria, quello che dicono anche, perdonatemi il termine, la feccia dei social, è tutto spettacolo che non conta nulla. Loris, probabilmente il GIP sta giocando perché tu di alibi non ne hai nemmeno mezzo. L'incidente di mio cognato, quando siamo arrivati lì sul luogo, lui stava venendo su in tenuta da corsa. Parliamo del 7 di maggio, ecco, giusto per non fare confusione. Valeria nella seconda versione ha detto che lui, una volta arrivato a casa la mattina dell'incidente, si cambia per andare a correre, quindi Loris non sta dicendo niente di nuovo. Il fatto è che quando Valeria e Lewis giungono a casa non hanno visto Giuliano a terra e sono passati da lì, quindi l'incidente non c'è ancora stato. Ti ricordi che ora era? Noi siamo arrivati lì sicuramente dopo le 8, perché è alle 8 che mia sorella ha ricevuto la telefonata. Per me personalmente ho sempre sostenuto, ma lo sostengo da 10 mesi, che questi due eventi sono collegati tra di loro. L'alibi di Valeria è stato ritenuto assolutamente inattendibile, quindi l'alibi che fornisce a Lewis non è stato ritenuto credibile né dal procuratore e né dal GIP, perché non è che il pubblico ministero si è alzato una mattina, non aveva nulla da fare e ha deciso di arrestare Da Silva. Ci sono degli indizi gravi, precisi e concordanti che hanno portato a una richiesta di misura cautelare da parte del pubblico ministero, convalidato dal GIP precedente e poi convalidato da riesame, quindi da un altro giudice terzo. Pierina all'adunanza andava sempre con Giorgia, vero? Negli ultimi tempi spessissimo accompagnata da mia nipote. Quasi sempre, esatto.
Guarda caso, tranne la sera dell'omicidio. Adesso, non tranne quella, anche altre volte mia nipote è stata male. Però sì, anche quella sera lì. Quindi Luis poteva essere insieme a Giuliano la mattina dell'incidente. È possibile che questo signore si trovasse lì. Noi in realtà recentemente ci siamo trovati a due importanti fascicoli di indagine, quello dell'incidente di Giuliano e la parte di indagine sull'omicidio Paganelli che ci è stata stesa. E già avevamo preso in seria considerazione l'ipotesi di un'opposizione all'archiviazione, perché dal fascicolo dell'omicidio è emerso un'intensità del movente e del sentimento che aveva caratterizzato la relazione tra la signora Bianchi e da Silva, che non era noto al momento dell'inizio dell'indagine sull'incidente e che probabilmente merita degli accertamenti anche ai fini del 7 maggio. Notte pensavo ai nostri primi tempi insieme, alle sorprese improvvise, il fiorellino nella portiera, le tue apparizioni, la telefonata al lavoro alle 9, che mi batteva fortissimo il cuore. Per me non è cambiato nulla, anzi. Tu sei la mia energia e non mi fermerò per cercare un'altra vita insieme. So che hai già deciso, ma tu lo sai quanto ti amo. Non riesco a non pensarti. Ti amo. Io non smetterò mai di pensarti. Loris, è questo grande amore il momento dell'omicidio di Pierina? Non vorrei fossero fraintese le mie parole. Potrebbe, ma a questo punto questo sospetto dovrebbe essere esteso a tutte le persone che hanno voluto bene a mia sorella, se fosse questo il discorso. Parlo proprio di qualsiasi tipo di affetto, qualsiasi parente. Se fosse questo, però potrebbe. Mia sorella si è sempre data molti sensi di colpa. Molti sensi di colpa proprio in tutta la vita. Cioè quando lei parlava, diceva qualcosa di sé, aveva sempre paura di instigare qualcosa a qualcuno. Tanto che mia sorella difficilmente parlava dei suoi problemi ad altre persone. Sono sempre sensi di colpa che lei si è data. Mia sorella li ha sempre avuti, li avrà sempre. Quindi è vero che ha dei sensi di colpa verso Luis? Sì, sì, ce li ha, perché effettivamente mettiamo l'estrema ipotesi che Luis fosse colpevole, secondo me mia sorella si sentirebbe molto in colpa, perché comunque Luis è stato un confidente. Io adesso questa storia della manipolazione ci credo poco, anche perché mia sorella è stata più che altro manipolata. È brutto il termine, però ricordiamoci che non è mia sorella che è andata a instigare Luis a fare o a corteggiarlo, è stato il contrario. Per cui vedo più che altro una persona che ha ceduto. È stata più che altro mia sorella ad aver ceduto a delle manipolazioni esterne tipo il corteggiamento. Non stiamo parlando di una persona che è andata a manipolare altre persone per portarsela a sé. Mia sorella è sempre stata recidiva, è sempre stata sottomessa, ha sempre subito. Loris voleva dire che è stato Luis che ha corteggiato Manuela. Vabbè, non è stata Manuela che è andata da Luis a dire guarda, io mi sono innamorato di te, lascia tua moglie. È stato un po' il contrario. Comunque Valeria alla fine è convinta che tu c'entri. È lecito pensarlo. È lecito pensarlo, ha tutto il diritto di pensarlo, ma infatti non mi sono mai, tolto dal collaborare con la giustizia. Io, delle volte ci si scorda, io ho dato il mio DNA. In quella chiacchierata la sera del ritrovamento tra Manuela e Luis, quando Manuela si mette la mano sulla fronte, lo fa perché ha capito che Luis è l'assassino? Io in questo momento non posso essere nella sua testa, ma è molto probabile, lo dico da esterno, che mia sorella lì possa aver avuto dei forti sospetti, sicuramente. È lecito avere delle paure, dei sospetti. Tanto ho anch'io avuto dei sospetti, è lecito. Altri li hanno avuti su di noi. Lì ci sta che mia sorella, in questa condizione di stress e tutto quanto, abbia potuto avere anche una reazione del genere. Non ci vedo niente di strano. Cioè, solo Manuela. Poi Manuela ha sempre questo istinto quasi di protezione nei riguardi di Luis, perché è una donna fondamentalmente innamorata. Per la procura è sicuramente una confessione quella di Luis. E io oggi devo dire che effettivamente concordo con il GIP. Purtroppo il signor Giuliano, come gli altri nostri assistiti e noi stessi, ha dovuto prendere atto di una serie di elementi di colpevolezza importanti che, se letti alla luce di questo movente, come dicevo poco fa, risultano purtroppo molto convincenti. Cioè, emerge da questi elementi dell'indagine una persona capace di uccidere per amore. Poi ovviamente ribadiamo sempre il principio di non colpevolezza e la necessità di un processo. Certo. Noi oggi ci limitiamo a commentare gli atti che abbiamo davanti. Luis, in uno dei primi verbali SIT, dichiara che la moglie Valeria è andata a dormire alle 21. Loris ha detto sempre la verità.
sempre. Le sue dichiarazioni sono state lineari e mai contraddittorie. Grazie. Quelle di Loris che quelle di Manuel. Adesso... Lo dobbiamo dire, lo dobbiamo significare. Ma mi faccia il piacere! Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.